Rassegna stampa di oggi, 19 febbraio 2018. Questa è la terza edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Napoli, la minaccia di Vincenzo De Luca da Fanpage, operazione camorristica. Vi faremo ringoiare tutto. Il governatore della Campania, in un video su Facebook, attacca la testata dell'inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti che ha coinvolto e portato alle dimissioni suo figlio Roberto, assessore a bilancio al Comune di Salerno, e invita Di Maio e Grasso a una sfida pubblica. Napoli, su De Luca, Renzi fa il verso al Movimento 5 Stelle, noi partiti dell'onestà e sui rimborsi dice abbiamo restituito più di loro. Noi possiamo guardare in faccia tutto, non abbiamo taroccato i rimborsi spese né photoshoppati i bonifici né truffato. Non accettiamo che vengano a farci la morale su come siamo disonesti noi e siano onesti loro. Matteo Renzi a Bologna per un pranzo elettorale nella Casa del Popolo Corazza, dove ha portato anche Casini. Attacca il Movimento 5 Stelle sul rimborsopoli. Sondaggi, scuderia di Burlesque prima, ma non basta per guidare la federazione ippica e Fan Idole rallenta ancora. Con il divieto di diffusione delle rilevazioni cominciano anche le corse ippiche clandestine. Il vecchio Verein torna a dire con forza la sua, ma Igor Brick è il primo a tagliare il traguardo. Conti pubblici, l'osservatorio di Cottarelli dice i partiti annunciano calo del debito, ma le loro promesse lo portano al 138% del PIL. L'analisi dei programmi elettorali dei tre principali schieramenti, quello del centrodestra, costa 136 miliardi e le coperture si fermano a 82. Quello del PD non prevede in modo dettagliato alcun taglio per compensare 38 miliardi di minori entrate e maggiori spese. Gli annunci del Movimento 5 Stelle costano oltre 100 miliardi e ne mancano 64. Eppure tutti sostengono di voler ridurre il debito PIL, ora al 131,6%. Erostrato padre e figlio indagati per le minacce del mitomane nel Bellunese, a caso ho trovato libri esoterici e il Mein Kampf. A portare gli investigatori sulle tracce del pensionato 72enne del figlio, 30 anni e disoccupato, sono stati gli accertamenti sui libri presi in prestito dalla biblioteca del piccolo borgo veneto. Si attendono le analisi del RIS di Parma. Il padre ha detto: sono tranquillo. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordiamo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.